Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere come realizzare questo fiocco mille usi, bello, semplice e veloce da realizzare. Se siete nuovi e volete che io realizzi altri lavori, iscrivetevi, è gratis e aiuterete il mio canale a crescere. Poi cliccate sulla campanella per ricevere ogni lunedì la notifica dei nuovi video che pubblico. Non dimenticate inoltre di lasciare un mi piace, è molto importante per far arrivare i miei video a più persone. Parto dal disegno. Facendo un rettangolo 16x5 cm. Piego il rettangolo a metà, prima da un lato e poi a metà dall'altro lato. Ora faccio una linea con la mia matita, lascio circa 5 mm al centro e inizio. A destra faccio metà di un ovale grande che comprende tutto il mio rettangolino. A sinistra faccio metà di un ovale più piccolo. Lasciate sempre una piccola striscettina alla fine, sarà la parte che andrò ad incollare. Ora vado a ritagliare il mio disegno. Ora ritaglio la riga centrale ma senza arrivare alla fine. Ed ecco qua. La mia sagoma è già pronta. La riporto su un cartoncino per non stare ogni volta a fare il disegno. Ritaglio il cartoncino. Riporto la sagoma su gomma crepla e ritaglio. Ora vado ad incollare le mie estremità al centro. Cercate di inclinarle leggermente verso l'esterno. Metto una striscettina centrale ed ecco qua, il mio fiocco è pronto. Il tutorial è finito, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, per commenti scrivete qui sotto, non dimenticate di iscrivervi e attivare la campanella per non perdere i prossimi lavori. Ciao!